Grazie Presidente. È molto bello che ci si occupi di questo tema, così come è già stato fatto con una mozione articolo, ex articolo 58 precedentemente. Io avrei piacere a volte che le persone che si occupano di determinati temi venissero in commissione quando vengono affrontate, ma che venissero costantemente in commissione politiche sociali. È molto bello e sono anche d'accordo su quanto è scritto in questa mozione. Tant'è che non solamente il Municipio 3 ha provveduto ad aiutare per l'emergenza freddo, ma anche il primo, anche l'ottavo, anche il nono ed anche il decimo. Ma tutto questo, vedete, va proprio nella direzione che questa amministrazione si è voluta dare. Noi abbiamo già da tempo affrontato con l'assessora Baldassarre il discorso delle stazioni di posta e noi ne vorremmo aprire una in ogni municipio, apposta per decentrare l'attenzione sui senza tetto e sui senza fissa dimora, per poterli integrare nei territori di loro provenienza, per potergli dare un punto fisso in cui le associazioni locali di volontari, ma anche i volontari non legati ad associazioni, possano contribuire alla loro integrazione, posti dove in cui possono avere dei pasti caldi che non siano unicamente al centro. E fase propedeutica di queste stazioni di posta è stato il decentramento delle residenze fittizie. Quello che a me lascia molto perplessa, e lo dico con sincerità, scusate, un'altra cosa molto importante, noi siamo andati anche oltre alle associazioni e non voglio nominare qui molte cose, però almeno il corso che ha formato i volontari civici, il cosiddetto corso Roma Aiuta Roma, con cui abbiamo formato delle persone che possono prestare il loro volontariato anche senza affiliarsi a delle associazioni, con delle prove anche pratiche. Penso che veramente un'attenzione così per i senza fissa dimora in questa città non c'era stata mai. Allora, quello che è scritto qui noi lo condividiamo, è anche tutto molto bello, però le cose sono due. Allora, o le cose si sanno e si fanno comunque le mozioni per dire fate questa cosa che state già facendo, oppure si vuole dire vedete, stanno facendo questa cosa perché gliel'abbiamo indicato noi e noi questa cosa non la possiamo permettere perché veramente per i senza tetto abbiamo un'attenzione ed una passione che io nel passato non ho visto mai. Pertanto vi annuncio che noi questa mozione la bocceremo.